L'entusiasmo della nuova Arredo Arena dopo la vittoria per 3-1 della Virtus Francavilla sul Monopoli di ieri sera. Buonasera Stefano e benvenuto a Passione Biancazzurra. Grazie Dennis, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri telespettatori ovviamente. E allora è una puntata speciale perché abbiamo tanto di cui parlare, abbiamo tanti contributi, sentiremo anche nel corso della serata anche il vicepresidente della Lega Pro Marcel Vulpis che oggi è venuto a Francavilla Fontana a fare visita anche alla società, al club del presidente Antonio Magri. Sentiremo anche le parole appunto del presidente, anche del vicepresidente Donatiello. È stata Stefano una domenica speciale per la Virtus Francavilla perché sono arrivati 3 punti in un derby dopo una partita sontuosa e che la Virtus ha portato a casa meritatamente. Sì, la domenica perfetta, non la partita perfetta, perché Taurino tra l'altro l'ha anche detto, no, in conferenza stampa, che non esistono partite perfette, però la domenica perfetta sì, perché ti porti a casa 3 punti con 3 gol, è vero 2 su calci di rigore, però insomma la Virtus ha creato tanto, ha preso anche un altro palo, il secondo consecutivo dopo quello centrato a Messina, e soprattutto raccoglie una grande prestazione fatta di grande intensità, nonostante il grande caldo che faceva ieri, veramente 32 gradi, era un clima estivo ed è stata una squadra pazzesca dal punto di vista del ritmo, nonostante appunto il caldo. Poi di fronte hai fermato il Monopoli che era lanciatissimo prima in classifica insieme al Bari, insomma credo che ci sono tanti spunti interessanti di cui parlare. Sì, è stato uno spot per il calcio, possiamo dirlo, sì. Quello di ieri, è stata una bella partita, quella tra Virtus, Francavilla e Monopoli, un po' meno l'arbitraggio, ma al di là di questo poi alla fine per la Virtus ciò che è bene ciò che finisce bene, insomma c'è stato qualcosina, poi la rivedremo anche nel corso della trasmissione. Prima però ci andiamo a vedere gli highlights dell'incontro. La Virtus Francavilla, dopo un derby tiratissimo ed emozionante, batte 3-1 il Monopoli e sale a quota 9 in classifica. Per i biancoverdi di Colombo, primo KO in campionato. Le reti biancazzurre portano la firma di Maiorino, doppietta dal dischetto, ed Enian. Al 12esimo inserimento puntuale di Franco che anticipa tutti, Amlili è costretto a fermarlo con un fallo da dietro. Calcio di punizione battuta da Maiorino, ma il suo tentativo di esterno si spegne sul fondo. Al 21esimo episodio che cambia la partita, atterrato Ventola in aria e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Maiorino dagli 11 metri spiazza Loria e porta in avanti i biancazzurri. Alla mezz'ora altra grande occasione targata a Maiorino. Franco sradica il pallone dai piedi di Bizzotto e serve il numero 7, la cui conclusione a giro si stampa sul palo alla sinistra di Loria. Al 40esimo gol annullato alla Virtus sugli sviluppi di un corner tiro violento di Franco. Respinto poi da Loria, Miceli da pochi passi in sacca, ma il guardaline alza la bandierina. Un minuto più tardi, prima occasione da rete per il Monopoli che porta la firma di Grandolfo. Il pallone sfiora l'incrocio dei pali della porta difesa da Nobile. All'ora di gioco poi arriva il pareggio del Monopoli. Sarita raccoglie una sponda sul secondo palo e da pochi passi in sacca per il pareggio biancoverde. 8 minuti dopo, brivido per la Virtus, sassata da fuori di Langella che non trova la porta per questione di centimetri. Al 70esimo fallo su Enian, l'arbitro indica ancora una volta il dischetto. Si presenta ancora una volta Maiorino che dagli 11 metri concede il bis e il Monopoli si ritrova costretto a inseguire. Nei minuti forcing finale biancoverde annullato da Enian che si incune in area di rigore e cala il tris con un tocco tanto morbido quanto efficace. Vince la Virtus Francavilla che si porta a -1 proprio dal Monopoli.
Sì, prima mi sono incartato, volevo dire tutto è bene ciò che finisce bene, non è uscito. Sì, è scirocco. Stefano, è stata una partita secondo me dove ha fatto la differenza l'aggressività in mezzo al campo, perché lo dicevamo anche ieri, l'ho detto anche a Taurino in conferenza stampa, secondo me ieri il migliore in campo, al di là poi di Maiorino che ha realizzato una doppietta, è stato Franco, che ha fatto una grande partita, ha recuperato tanti palloni, poi è calato un pochino nel secondo tempo perché era impossibile che continuasse così per tutti i 90 minuti, ma se tu vedi tutti i recuperi del Francavilla sono tutti di Franco. Tra l'altro anche Prezioso ha giocato una gran partita in mezzo al campo, sì. E credo che il centrocampo sia il reparto dove il Monopoli ha fatto meno nel corso della partita. Scusami, non è un caso che Colombo poi abbia cambiato tutti i centrocampisti? Esatto, ha cambiato tutto il pacchetto centrale del centrocampo, ha fatto un triplo cambio a gara in corso. Mi aspettavo molto di più da Mlili, che è stato per buona parte della partita un po' eclissato dal centrocampo biancazzurro. Poi è uscito un po', però sì, il centrocampo del Monopoli non ha fatto quel che doveva probabilmente. Il discorso di Penso invece per la Virtus, sì, Franco ha fatto un lavoro molto importante, però tra virgolette all'oscuro, il cosiddetto lavoro sporco. Prezioso anche in maniera un po' più spettacolare ha giganteggiato secondo me in mezzo al campo. Sembra una banalità perché a volte lo è, però a centrocampo si vincono le partite ed è vero, perché laddove la Virtus magari non ha raccolto punti, mi viene in mente ad esempio Messina. A Messina, nonostante si siano create tante occasioni, non sei stato così bravo in mezzo al campo come lo hai fatto contro il Monopoli. Anche perché ricordiamo che poi a Messina le azioni che sono nate sono state anche la maggior parte, almeno due clamorose, una di Enian, l'altra su Maiorino, da due lanci lunghi da parte di Micelli, quindi dalla difesa. Però sì, la Virtus ha giocato una gran partita specialmente in mezzo al campo e poi finalmente è stata cinica dove si sono create le occasioni. E tra l'altro Micelli un muro, perché ieri praticamente sì, gli avversari gli rimbalzavano Grandolfo addosso. Non pervenuto praticamente. Sarita, anche se non fosse stato per il gol da praticamente zero metri, e che ha fatto molto discutere per una posizione irregolare dell'attaccante. Come ha fatto discutere, Stefano, il secondo giallo non dato a Bizzotto sulla ripartenza, perché spieghiamo quello che è successo. Nel corso della partita avevamo il dubbio sul fatto che avessero ammonito Loria, il portiere, anziché Bizzotto. In realtà Loria non tocca il calciatore, quindi il fallo è di Bizzotto. In quel caso, al di là che probabilmente sarebbe stato rosso a prescindere, perché al portiere non dà il rosso, ma al difensore sì, perché era una chiara occasione da rete. Ma poi c'è stata quella trattenuta di Bizzotto inizio secondo tempo che ha fatto infuriare la panchina biancazzurra. Sì, quella era assolutamente da giallo, perché era un fallo tattico. Pare un pare grande quanto una casa, che l'arbitro si sia addirittura scusato con la dirigenza del Monopoli per il primo rigore, perché non si è probabilmente reso conto e non doveva essere assegnato, secondo lui. Quindi, secondo me, consapevole di questa cosa, ha deciso di non, tra virgolette, danneggiare ulteriormente il Monopoli, perché inizialmente aveva ammonito appunto sul fallo da rigore, sul primo rigore Bizzotto, perché il secondo giallo, voglio dire, lo sai anche quando vai ad allenare i giovanissimi, che quello è un fallo da giallo. Sì, forse non vorrei dire... Ha voluto mettere una pezza probabilmente alla... No, io penso anche sia stata una cosa del non estrarre il secondo cartellino giallo, perché era appena cominciato praticamente il secondo tempo. Io non vorrei fosse stato anche quello, tra virgolette, sì, a spingere l'arbitro. Può anche essere, sì, secondo me può anche il cartellino giallo. E allora, adesso abbiamo ascoltato il parere di Stefano Di Bella, adesso andiamo ad ascoltare quello di Antonuccio Saracino con le sue note considerazioni sparse. Sorride la Virtus Francavilla il derby contro l'ex capolista Monopoli. Il 3-1 finale rende pieno merito alla gara tosta e convincente dei padroni di casa. Subito riscattato l'ingiusto KO di Messina e classifica che diventa improvvisamente bellissima in casa biancoceleste. A decidere saranno due calci di rigore, entrambi trasformati con maestria da Pasquale Maiorino, e la rete finale di Enian su assist di Ingrosso. Momentaneo pareggio per il Monopoli di Starita con colpo di testa da due passi su una delle rarissime palle gol per gli ospiti. Tanto Francavilla dunque, che crea e spreca diverse chance,
specialmente dopo l'1-0, rigori entrambi legittimi peraltro, anzi sul primo, per intervento su Ventola, andava espulso Bizzotto, ultimo uomo solo ammonito, peraltro graziato per ben due volte nella ripresa il difensore Veneto dal direttore di gara. Insomma, tante note positive per la Virtus Francavilla dopo questa gara. Intanto la consapevolezza di non mollare, non demoralizzarsi, non demordere mai, ad esempio quando l'avversario trova il pari quasi da nulla. Poi i rientri importanti di Perez e Toscano che accumulano minuti nel finale, oltre a quelli di Pierno, Franco ed Ekuban. E poi, all'interno di tante prestazioni tutte positive, spiccano alcune performance da evidenziare. Facile lodare il fuoriclasse di questa squadra, Pasquale Magliorino ormai tornato su livelli eccelsi che li competono, ma ci sentiamo di evidenziare le prove anche di due califfi a centrocampo, ovvero un entusiasmante Mimmo Franco, chissà magari la concorrenza di Toscano fa da stimolo, e uno straripante Mario Prezioso, onnipresente fino all'ultima stilla di sudore, uno che quando la palla fra i piedi non gliela si sottrae se non fallosamente. E poi lì dietro un monumentale caporale, dalle cui parti non è passato praticamente nessuno, impeccabile e pulito in ogni chiusura e anticipo, incisivo quando accompagna la manovra, un totem insomma. C'è tanta qualità in questa Virtus, ora Torino, anche abbondanza nelle scelte, fattore importante anche in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Allora, abbiamo ascoltato anche le considerazioni sparse, magari dopo ci torniamo. Io andrei dal direttore generale Angelo Antonazzo in collegamento telefonico. Buonasera direttore. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per aver accettato l'invito. È stata una grandissima partita quella della Virtus Francavilla ieri, direttore. Forse oserei dire la migliore, no, di questo inizio di campionato. Sì, ieri i ragazzi hanno fatto sicuramente una grande prestazione contro una squadra forte e in un derby. Quindi c'è anche dal punto di vista comunque emozionale, porta sempre via tante energie. Quindi e siamo veramente contenti perché giochiamo sempre con tanti ragazzi e hanno dimostrato di essere all'altezza in una partita non facile già la quinta giornata, e due proprio per la prestazione come è avvenuta questa vittoria, che sicuramente non c'è che farci rimanere contenti. Sì, piedi ben saldi a terra, direttore, questo l'hanno detto il presidente, l'ha detto il mister, è comunque una città, Francavilla, in cui si è rigenerato quell'entusiasmo che forse si era smarrito nella scorsa stagione, e questo secondo me lo si è notato anche dalla presenza di pubblico sugli spalti, perché non era poi così scontato un colpo d'occhio del genere quando si gioca di domenica alle ore 14:30. È stato comunque una bella risposta. Si è generato quell'entusiasmo, lo respirate anche voi dall'interno? Allora sì, sicuramente non sono frasi fatte, perché a 5 giornate all'inizio non è che possiamo iniziare a parlare di chissà cosa, quindi diciamo siamo contenti per i punti che abbiamo realizzato fino ad ora, ma stop, si pensa già tra 2 giorni che abbiamo già una partita molto molto difficile. Sicuramente sì, si respira entusiasmo, perché era questo il nostro obiettivo, diciamo. Infatti abbiamo cambiato tanto, abbiamo cercato di trovare anche dei ragazzi che potessero anche diciamo dare quella freschezza in più in un ambiente che magari, sai, come ho sempre detto, no? Finito un ciclo se ne riapre un altro, e secondo me poi ha contribuito tanto anche diciamo l'investimento del presidente, dando una curva a questa tifoseria finalmente, che hanno trovato diciamo finalmente un posto dove poter tifare e darsi una grande mano come è sempre stato, però questa volta nel cuore, diciamo una parte fondamentale dietro la porta, che non puoi non sentirli e vederli, quindi sicuramente anche questo ha inciso tanto sulla tanta gente che è domenica allo stadio. Tra l'altro il bello di questa squadra, non so se sei d'accordo con me direttore, ma è l'approccio che ha alle gare, no? È sempre bello, deciso. Ieri Enian ad esempio in conferenza stampa ha detto: ci carica a molla durante la settimana il mister, e poi lo si vede in campo la domenica, siamo tutti belli determinati, carichi, decisi. Ecco, questo è un altro step in più che si è fatto rispetto alla scorsa stagione, quando c'era un approccio sbagliato, comunque la Virtus subiva tanto o si doveva adeguare all'avversario. Invece questa è una Virtus che va avanti per la sua strada e che ha un'identità anche ben precisa. Sì, diciamo che almeno io vedo i ragazzi ogni giorno e lavoro del mister. Sicuramente l'identità della squadra, come ho detto forse settimana scorsa, si vedrà tra qualche partita, perché quando si cambia tanto è normale che c'è bisogno ancora di tempo. Sappiamo che abbiamo una squadra che ha una certa identità,
ha una certa potenzialità e speriamo di vederlo quanto prima, anche recuperando un po' tutti i giocatori, perché diciamo quello ti dà la possibilità anche di cambiare anche a partita in corso, perché con i 5 cambi nella partita anche al 60esimo si possono trasformare. E il fatto proprio di quello che dice Enian, il fatto comunque che il mister è molto bravo a coinvolgere un po' tutti i ragazzi, giovani, grandi che siano, anche perché poi quando fischia l'arbitro non c'è più grande o piccolo, ci sono 11 giocatori contro 11, quindi è lì alla fine determina chi ha più voglia e chi ha più fame di vincere. Sì, direttore, buonasera, sono Stefano Di Bella. Ciao Stefano. Ciao direttore, io ho notato una cosa, ieri l'ho anche detta al presidente quando l'ho intervistato, vedo un gruppo che è particolarmente unito, ma non vuole essere la mia una frase fatta, perché ti trovo anche un esempio concreto di ciò che dico. Minuto 88 circa, Enian si procura una rimessa laterale facendo carambolare il pallone su un avversario proprio sotto la panchina della Virtus. Arriva Ekuban dalla panchina che gli va a dare una spallata amichevole ad Enian, quasi per caricarlo, no? Ecco, la forza del gruppo, anche magari da un calciatore come Enian, che potrebbe avere tra virgolette un po' di mal di pancia perché ha meno spazio rispetto agli altri, invece no, va a caricare, tutti quanti si abbracciano, gli abbracci quanto sono proprio dal punto di vista quantitativi, tanta gente che va ad abbracciarsi durante i gol, non è una cosa che si vede spesso e sempre, è un fattore questo? Sì, è un fattore, perché si cerca sempre, quando si ha in mente una squadra, di creare, diciamo, un gruppo di persone che possano stare bene insieme, e quindi si cerca di individuare quelle persone aggreganti, che sono di solito quelli un po' più grandi, e poi quei ragazzi intelligenti che hanno voglia di apprendere tramite i grandi, poi diventare, diciamo, anche loro, diciamo, e migliorare col tempo. E il tuo esempio è un esempio giusto, perché comunque tutti i ragazzi, se vediamo, hanno avuto le loro possibilità e ne avranno ancora. Sono tutti coinvolti al 100%, e quindi diciamo questo è un motivo in più per essere molto aggreganti. È normale che, se anche di la verità, cioè, siamo ancora all'inizio, sono passate 5 partite, quindi ancora è tutto da fare, è tutto da vedere. E nei miei occhi c'è una potenzialità di come quando è stata pensata questa squadra, e secondo me non ci siamo ancora. Però è normale che poi nel processo di crescita ci saranno passaggi in cui la squadra reagirà, farà queste partite, altro un po' meno, ma l'importante è che, come tu hai ben detto, se c'è la forza del gruppo, le partite alla fine le combatti sempre fino alla fine, sia nei momenti buoni ma anche nei momenti cattivi riesci sempre a fare la prestazione. Io credo anche che nella loro testa stia scattando una molla diversa quest'anno, perché secondo me anche i ragazzi sono consapevoli di essere in un gruppo molto forte, e che veramente se si riesce a dar continuità dal punto di vista delle prestazioni i risultati arrivano di conseguenza, e a mio avviso c'è veramente la potenzialità di fare un campionato importante in tutti i sensi. Sì, sì, è un campionato veramente difficile, ma non lo dico perché è una frase fatta, perché comunque negli ultimi anni io penso che questo sia quello più livellato, e basta pensare che le squadre, quelle che erano accreditate all'inizio anno, stanno facendo un po' fatica e fanno fatica a fare anche punti con tutto, e quindi credo che fino alla fine questo equilibrio rimarrà tale, quindi ogni partita si gioca sul filo dell'errore, su chi sbaglia di meno e chi ha più voglia, ecco perché siamo consapevoli di aver fatto un bel lavoro fino ad ora, ma già oggi già stiamo pensando a mercoledì, perché il tempo è poco e non possiamo certo aspettare di cularci un po' su questa bella vittoria. Direttore, due curiosità. Una, con Colombo spesso lo scorso anno parlavi molto, no, a bordo campo, sembravi quasi il suo vice. Ogni tanto vediamo che Taurino viene a chiederti qualcosina. Innanzitutto, che cosa ti chiedono di specifico, se puoi dircelo ovviamente, e poi se insomma ieri vi siete salutati con Colombo, perché insomma avete condiviso bei momenti anche voi. Sì, sì, allora con il mister Colombo è rimasto un gran rapporto, anche perché al di là come allenatore, ma come persona è una gran persona, abbiamo avuto un bellissimo rapporto, penso, con tutti quelli con cui ha avuto a che fare qui a Francavilla, perché è uno stesso romano veramente importante, e quindi è stato veramente un piacere di vederlo, e sono stato molto felice quando ho saputo che lui avesse avuto questa possibilità di allenare a Monopoli, quindi una nuova panchina, perché comunque la scelta non è stata molto, molto semplice. Riguardo, sì, diciamo,
da ex io seguo sempre la squadra, quindi durante la partita è normale che ci si confronta anche col mister, si danno dei consigli, si scambiano delle battute, e quindi fa piacere perché con Roberto ho detto, oltre ad aver giocato insieme abbiamo sempre avuto un gran rapporto e quindi ci parliamo quotidianamente, e quindi è più facile, diciamo, parlare con chi hai un gran rapporto e la stima, e quindi diciamo ci si confronta, perché sai, giochi più a volte sono meglio, quattro volte sono meglio di due, no, a volte, quindi sì. Anche per questo. Quando si dice l'uomo in più, grazie direttore e complimenti, io credo di farli da parte della tifoseria per il lavoro che avete fatto quest'estate, perché avete rivoltato praticamente una squadra, l'avete ricostruita da zero e avete tirato su, secondo me, la squadra più forte degli ultimi anni in Serie C della Virtus. Ti ringrazio e spero davvero che i ragazzi lo possano dimostrare in campo. I ragazzi hanno fatto veramente una grande prestazione e sono molto contento di tutte e due le fasi. Abbiamo avuto aggressività in fase di non possesso, abbiamo avuto lucidità e palleggio in fase di possesso, abbiamo fatto davvero bene. E forse era una partita che potevamo incanalare meglio già prima, e l'unico tra virgolette difetto è averla riaperta su una palla inattiva. Sinceramente abbiamo, per quello che abbiamo subito oggi, forse il reparto difensivo, ma tutta la squadra non meritava di subire gol, però l'avevo detto, il Monopoli è una squadra tosta, tignosa, e aggressiva, sapevo che dovevamo fare, ero convinto che dovevamo passare da una grande prestazione per poter avere la meglio di questo Monopoli, e così è stato, quindi siamo veramente contenti. Mimava il gesto della testa dopo il gol subito, perché bisognava riprendere lucidità, qualcuno forse la stava anche perdendo, ed è così che poi la Virtus ha vinto la partita, standoci con la testa. Sì, secondo me questo è l'aspetto dove dobbiamo fare veramente uno step avanti. Questa squadra secondo me ha un buon potenziale, è una squadra che si può togliere delle soddisfazioni, però per togliersi delle soddisfazioni bisogna saper stare emotivamente all'interno della partita, al di là dell'episodio. Ho avuto la sensazione che due o tre dei miei ragazzi abbiano vissuto il gol subito come un qualcosa di immeritato, e allora qualcuno ha perso un po' la testa. In quel momento rischi solo di fare danno. Invece fa parte del calcio, è vero che avevamo avuto l'occasione per fare il 2-0 già prima, stavamo tenendo bene il campo, purtroppo nel calcio è così, ci può stare una palla inattiva. Loro avevano grande struttura, quindi è una loro qualità quella di essere pericolosi su palla inattiva, anche se poi fondamentalmente trotta quella palla non abbiamo sofferto granché, hanno trovato il pari, si rimette la palla al centro e si continua a giocare per quello che si stava facendo. Abbiamo avuto 2-3 minuti di sbandamento, ripeto, proprio emotivamente nello stare nella partita, e questa è una cosa che sicuramente si può migliorare, questa squadra deve migliorare se vuole ritagliarsi qualcosa di importante all'interno di un campionato difficilissimo, perché di difficoltà ce ne saranno tante, ogni squadra ci metterà in difficoltà e in quelle difficoltà esce la grandezza di una squadra, secondo me. Adesso subito le pile nel caricatore, mercoledì un'altra partita in trasferta e poi domenica un altro derby. Sì, ma lo sappiamo quello che ci aspetta. No, noi posso solo dire che dall'interno non sottovaluteremo nessuna gara, non guarderemo neanche la classifica, perché questo è un campionato livellato verso l'alto. Secondo me anche le squadre che in questo momento sono più giù in classifica sono squadre che hanno qualità, hanno valori, quindi dobbiamo essere lucidi e preparare le partite sempre a mille e sapere che per ottenere le vittorie bisogna fare tanta tanta fatica. E queste le parole di ieri di Roberto Taurino, che poi, Stefano, al di là di tutto sappiamo che è uno che, insomma, nello spogliatoio si fa sentire, sì. Però l'abbiamo visto più contento rispetto ad altre sì, post partita. Perché secondo me è anche lui consapevole del fatto che la squadra adesso sta iniziando a giocare forse come lui vuole, come lui pensa. Certo, in panchina si è sempre abbastanza scatenato, quindi se valutiamo come pensa in panchina forse non è mai contento, però sì, era un po' più disteso probabilmente rispetto alle altre partite, ma perché la squadra secondo me gioca bene, lo segue e questo anche lo sta perché apprezzando. O lo segui o ti insegue, quindi immagino, quindi va bene così, dai. No, tra le altre cose dobbiamo dire, poi bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, io credo che la Virtus l'abbia vinta con quel cambio lì, mettendo Enyan mezzala con l'inserimento di Ingrosso, perché
E niente, quindi poi si è dimostrato il jolly, no? Quindi diamo a Roberto quel che è di Roberto. Diamo a Roberto quel che è di Roberto. È stato geniale, tra le altre cose, anche in conferenza stampa. Il presidente Magri ci ha tenuto a fare complimenti a Taurino. A me piacerebbe capire se questa è una cosa replicabile poi. Beh, comunque l'abbiamo già visto Enyan, no? Un pochino. Sì, però proprio come, diciamo, un mezzala magari da partita in corso. Non so se è qualcosa di replicabile, perché lui ha, parlando proprio con il mister, diceva no, Enyan ha il dribbling nel sangue, cioè magari poi di tanto ti rischia la giocata e poi perde palla, per carità, però ci sta, fa parte del calcio. Però ha il dribbling nel sangue, ha quella propensione ad attaccare. Secondo me ti può spaccare il campo molto bene. Ma infatti ieri ha tagliato in due letteralmente la difesa del Monopoli. Sì, sì, secondo me può essere un... Non lo so, mi piacerebbe vederlo onestamente a partita, cioè proprio dall'inizio in quella posizione. Magari non è propriamente la sua, perché poi perdi tanto dal punto di vista magari di un po' in copertura perdi, secondo me. Beh, comunque hai in grosso. Sì, cioè perdi in copertura a centrocampo, dici? Tra l'altro, sì, secondo me sì, perdi qualcosina a centrocampo a livello di copertura. Però, non lo so, sarebbe intrigante vederlo. Poi, ieri, per carità, Enyan ha fatto il gol, il balletto molto bello. Sì, a breve vedremo la tua intervista. Sì. Il balletto molto bello e tutto quanto. Però ieri, io credo, senza nulla togliere ad Enyan, che il 90% del gol l'abbia fatto in grosso. Cioè, sì, è andato, ha fatto una percussione palla al piede incredibile, e ha perso palla, se l'è ripresa e poi l'ha messa. Cioè, per me ha fatto una cosa straordinaria in grosso. Poi, per carità, resta il gol, il tocco bello di Enyan, però in grosso ha fatto veramente una gran cosa. Andando un po' a puntare sui singoli, prima di andare a sentire le parole di Enyan, ci sono, secondo me, tante cose da sottolineare, ovvero il rientro in campo di Perez, che è stato accolto con un'ovazione, tra le altre cose oggi è il suo compleanno, quindi auguri a Leo. E dolcetti non ce li ha portati. Non però ce li ha portati, ma lo vedremo domenica allo stadio e ce li porterà. No, ma al di là di questo, Perez è rientrato, l'ovazione del pubblico. È entrato Toscano e in 5 minuti ha fatto vedere, secondo me, che è un motorino lì in mezzo al campo. Ha quella frequenza di passo corta che ti permette di vederlo prima in fase difensiva e poi in offensiva. Ma poi Maiorino ha fatto quelle due azioni dove ha provato a servire Ventola nel centro dell'area di rigore, e questa è una cosa che secondo me è stata provata anche nel corso della settimana, perché in settimana ne hanno parlato di quelle occasioni sciupate da Maiorino a Messina. Sì, forse ieri Maiorino, una delle due, la prima, il primo passaggio che ha fatto che poi non è andato a buon fine, forse poteva anche calciare oggettivamente. Sì. Grandi giocate da parte di un giocatore pazzesco. Io quest'anno veramente mi sta sorprendendo in positivo, perché tra l'altro ha un grande spirito di sacrificio, è un calciatore molto importante per questa squadra. Sì, allora adesso ci andiamo ad ascoltare le parole di Enyan, che ha simulato l'esultanza in esclusiva ai microfoni di Stefano Di Bella. Sentiamo. Quel gol ha coronato un po' queste belle prestazioni che stai avendo qui a Francavilla. Certo, allora è un gol che aspettavo da un po', che ho trovato il gol in Coppa con Andria, poi col Messina ho avuto un'altra occasione, ma comunque sono state due settimane che con me l'aspettavo, quindi finalmente è arrivato e sono molto contento. Abbiamo visto quell'abbraccio di Taurino verso la fine della gara, prima del gol, quando avevi riuscito a chiudere una grande palla. Ecco, c'è un bel rapporto col mister. Sì, cioè, allora il mister è davvero una brava persona. Fino al primo giorno, quando sono arrivato, mi ha trattato sempre come se fossi nel gruppo da sempre, e questo è un vantaggio, perché comunque ti fa tirare fuori il meglio di te sempre in ogni occasione, quindi sì, davvero una brava persona. E allora, queste le parole di Enyan, simpatico e bravo. Parlavamo pure di Ingrosso prima, che è un calciatore che quando entra sta facendo vedere buone cose, ed è, credo sia proprio al centro del progetto, perché Taurino ieri in conferenza ha detto ho difficoltà a lasciarlo fuori. Sì, gli altri anni si hanno avuto problemi differenti, no? Quando avevi i giocatori contati. Quest'anno invece c'è abbondanza, fortunatamente, e l'ho anche confessato il mister, che probabilmente meriterebbe di giocare anche da titolare, però alla fine le maglie sono soltanto 11
10 quello in movimento, quindi non sta trovando spazio, però bene, perché questa sana competizione secondo me fa bene anche all'interno del gruppo poi. No, credo sia proprio questo il punto di forza della Virtus quest'anno, perché appena sbagli una partita hai praticamente come gli avvoltoi, no? Gli altri calciatori che stanno dimostrando secondo me di fare bene. Egnan a Ingrosso, Pierno a Carella, ma c'è anche Del Vino che può ricoprire il ruolo sulla fascia destra. In difesa diciamo che sono quelli, no? Quei tre, Ida, Miceli e Caporale. Poi a centrocampo, adesso che c'è Toscano, insomma, si giocherà il posto con Franco. C'è Prezioso, c'è Cecciua che rientra dalla squalifica mercoledì contro il Potenza. In attacco non ne parliamo, in attesa che si sappia qualcosa in più su Patierno. Sì, che tra l'altro abbiamo visto scatenato in tribuna. Sì, sì, tribuna, ma con l'atteggiamento da ultras, perché anche lui forse sente anche di più la partita, no? Non potendoci giocare, per i calciatori è molto particolare vedere una partita dalla tribuna. È un sì, c'è tanta abbondanza, c'è tanta scelta da poter fare, e credo che questo, come ho già detto, possa fare soltanto del bene. Poi lì in avanti, appena tornerà a disposizione anche Patierno, la Virtus secondo me si potrà veramente divertire molto. E speriamo anche presto, perché da quello che mi hanno un po' detto in allenamento sta dimostrando di vedere la porta anche di spalle. Insomma, quindi Patierno è un'altra garanzia targata Virtus Francavilla. A breve andiamo a sentire le parole del vicepresidente Tonino Donatiello. Prima però ti chiedo quell'esultanza con Maiorina, che dopo anche vedremo, anzi vediamola subito con la regia del nostro Michele Marchitelli. C'è un video che riguarda l'esultanza di Pasquale Maiorino con Donatiello, poi rientriamo in studio e me lo commenti, Stefano. Sì. Questo è l'abbraccio di Maiorino, ma anche poi di tutto il gruppo a Tonino Donatiello, un rapporto padre-figlio che lo stiamo vedendo settimana dopo settimana. Sì, un rapporto veramente padre-figlio, lo hanno sempre confessato i due, poi insomma a Tonino, al vicepresidente, non puoi non voler bene, e credo che anche quel rapporto che si va a creare si crei veramente un rapporto viscerale dal punto di vista umano. E quindi è molto bello, perché poi personaggi di questo tipo all'interno di una squadra ti fanno veramente capire quanto ci tengano, no? Alle sorti della squadra, la maglia e l'appartenenza, insomma è un qualcosa di veramente molto bello. Sì, adesso ci andiamo ad ascoltare le parole del vicepresidente Donatiello, dopodiché ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma non cambiate canale assolutamente, perché oggi vi faremo vedere anche le immagini della visita del vicepresidente della Lega Pro Vulpis nella sede della Virtus Francavilla, con un'intervista anche esclusiva. Adesso Donatiello. Una vittoria importante di cuore per questa Virtus, ma io partirei da un punto molto toccante: l'abbraccio, il primo gol con Maiorino. Assolutamente, però diciamo oggi penso che noi abbiamo fatto la partita, al di là di 10 minuti magari che c'è stato un po' di qualche svarione, però io penso che abbiamo meritato di vincere. La squadra è entrata in campo il primo tempo bene, ha meritato veramente questa vittoria, perché oggi ci tenevamo tanto per muovere la classifica. È stata la vittoria del gruppo, ma una partita bellissima da entrambe le parti, le due squadre si sono date battaglia, è stato un piacere veramente, sia per chi era qui allo stadio, per chi l'ha vista da casa. Certo, la temperatura forse non ha aiutato. Sì, la temperatura non ha aiutato, però oggi abbiamo giocato con una grande squadra, il Monopoli, dimostra che i punti che ha, voglio dire, e ancora la vittoria si può anche quantificare, perché noi non è che abbiamo giocato con una squadra qualsiasi, il Monopoli oggi era fino a poco tempo fa la capolista e dunque li merita quei punti, e dunque ancora più soddisfacente perché abbiamo vinto veramente con una grande, grande squadra. Ci sono soltanto 2 punti dalla prima posizione.
Tonino Donatiello da tifoso, non da vicepresidente, sogna? No, ma che sogno, noi dobbiamo arrivare alla salvezza perché hai visto questo campionato, un campionato veramente difficile, pensiamo a Potenza di fare qualche punto perché noi dobbiamo arrivare quanto prima alla salvezza e per me, come dico sempre, abbiamo vinto un altro campionato. Rieccoci in studio con la terza parte di Passione Biancazzurra, che sarà molto breve in studio perché a breve vi faremo sentire anche le parole del vicepresidente della Lega Pro Marcel Vulpis, che nel pomeriggio di oggi è arrivato in sede e poi è andato anche allo stadio a presentare, insomma, a presenziare all'Academy, all'evento Accademia della Virtus. Sentiremo anche le parole del presidente Antonio Magherì. Prima però, Stefano, ci concentriamo sulla partita di mercoledì, perché praticamente è già l'antivigilia di campionato. Che partita ti aspetti a Potenza? E soprattutto rientra Cecchua, che probabilmente partirà dal primo minuto a centrocampo, dovrebbe tirare il fiato Carella. Sì, mi aspetto una partita dove la Virtus è chiamata veramente a una prova di maturità, perché comunque in questa fase iniziale ha incontrato tutte delle squadre forti e adesso ci vuole veramente una prova di maturità contro un Potenza che è una squadra un po' strana da decifrare, ecco. Mi aspetto una partita molto difficile, tirata, e la Virtus dovrà essere brava e cinica soprattutto. Se non a Potenza, comunque Tulissi tornerà tra i convocati almeno per la sfida di domenica contro il Taranto. C'è finalmente Perez che dovrebbe continuare a mettere minuti nelle gambe. Questo, no, il primo obiettivo adesso di Taurino, farlo entrare gradualmente all'interno dello scacchiere tattico. Sì, adesso Perez ovviamente non credo abbia già i 90 minuti nelle gambe, però potrà sicuramente metterli pian piano, anche perché lì in avanti Ventola e Maiorino stanno comunque garantendo buone prestazioni. Su Tulissi io credo che, seppur possa giocare mercoledì, se lo preserverà per la partita di domenica contro il Taranto. Sì, mi dici la tua anche prima poi di passare la parola all'intervista fatta nel pomeriggio esclusiva al vicepresidente della Lega Pro Vulpis e al presidente Magherì. Mi dici la tua anche su Puntoriere, che mi sembra pian piano stia entrando anche in condizione, stia entrando come un'opzione in più dalla panchina, anche per qualche ruolo in più, non solo da attaccante. Sì, è entrato bene nell'ultima partita, comunque in quei pochi minuti in cui ha giocato, fatto vedere tanta aggressività, tanta voglia di mettersi in mostra. Credo che possa essere un calciatore comunque utile alla causa, anche perché poi secondo me bisogna un po' fare un refresh, cancellare un po' il passato e capire dove si è in questo momento, e che tutti anche in minima parte possono essere utili. E allora se Taurino riesce a far capire questo ai suoi ragazzi, anche a chi gioca meno, e credo che questo sia un concetto che sta riuscendo a far passare, credo che anche dalla panchina possano arrivare delle risposte importanti. Stefano, grazie per essere stato con me anche questa sera. Grazie a te, Dennis. E allora ci salutiamo, l'appuntamento con Passione Biancazzurra torna lunedì prossimo, come sempre alle ore 22. Adesso l'interessantissima intervista al vicepresidente della Lega Pro Vulpis e poi al numero uno biancazzurro Antonio Magherì. Buona serata. Gradita visita nella sede della Virtus Francavilla, il vicepresidente della Lega Pro Marcel Vulpis. Allora, vicepresidente, parto col chiederle subito, è una visita in una sede di un club che punta sulla valorizzazione dei giovani, sul bilancio, sul progetto futuro, è una visita che rispecchia in pieno quelle che sono le idee della Lega Pro? Quello assolutamente, ma è una visita, se mi permetto di dire, che parte intanto dal rispetto e dall'amicizia nei confronti del Presidente, quindi Antonio Magherì. Quindi mi faceva piacere in questi giorni che sono qui in Puglia proprio far visita a lui e al club, proprio per toccare con mano il progetto presente e futuro, perché so che ci sono soprattutto dei progetti di rilancio riguardano l'impiantistica. Sì, tra le altre cose abbiamo visto un colpo d'occhio eccezionale nelle gare interne del Francavilla, le prime due con la nuova curva sud. Quando, vicepresidente, ritornerà la capienza al 100% negli impianti sportivi? Quello lo auspichiamo quanto prima. È chiaro che spesso dipende anche dall'analisi che c'è da parte del Comitato Tecnico Scientifico dei dati della curva epidemiologica. Chiaramente più aumenterà il numero dei vaccinati, più questo giorno del 100% si avvicinerà sempre di più. Quindi auspichiamo che si possa arrivare in tempi brevi a questo, però dipende sempre dall'analisi della curva epidemiologica.
Giovedì c'è un Consiglio federale, a meno che non è slittata la data. Si parlerà anche della riforma dei campionati con Gravina, insomma, che parlava anche di una possibile fondazione di Serie B e Serie C. È un'ipotesi ancora in piedi? Di cosa vi discuterete? La riforma da questo punto di vista è già partita, perché è nella testa del presidente Gravina. È chiaro che il principio di base che deve toccare e coinvolgere un po' tutte le parti del sistema è quello della sostenibilità economica. Quindi dobbiamo trovare dei metodi e delle formule che ci possano portare a rendere più sostenibile il progetto sportivo e aziendale di qualsiasi impresa calcio, perché di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di progetti sportivi, ma anche di aziende. Rispetto a 20, 30, 40 anni fa, probabilmente prima c'era una fortissima attenzione sulla parte calcio puro. Oggi invece ci deve essere un corretto bilanciamento fra queste due aree, la parte sportiva e la parte aziendale. L'una serve all'altra. Penso soltanto ad esempio al tema del marketing o dei ricavi commerciali. Più aumentano i ricavi, più è possibile per un club, quale che sia la dimensione, investire per andare a intercettare nuovi campioni, organizzare nuove strutture, investire appunto sull'impiantistica. E quindi c'è bisogno di due anime. Su questo, ad esempio, il Galliani, che è sempre stato un antesignano, ha sempre detto che la parte della squadra è come se fossero le ruote di una macchina, però poi dopo lo chassis è l'impresa, l'azienda calcio. Quindi ci deve essere un corretto bilanciamento fra queste due aree. Sì, e quanto è importante anche il ritorno dei tifosi allo stadio per i club, per appunto insomma, i botteghini sappiamo quanto contano, soprattutto in Serie C. E poi come si fa a far riavvicinare i tifosi? Perché statistiche di quest'ultimo periodo fanno, con le pay TV, no? Fanno allontanare la gente dallo stadio. Avete anche in mente qualcosa per far riavvicinare il pubblico? Allora, guarda, sul tema del botteghino è chiaro che se parliamo proprio di sistema calcio Serie C è molto più importante anche percentualmente rispetto ad esempio alla piramide dei ricavi della Serie A. In Serie A pre-Covid era in una percentuale compresa fra il 10 e il 12%, qui stiamo parlando di percentuali molto più alte, quindi sponsorizzazioni da un lato e botteghino dall'altro sostanzialmente vanno a cubare più del 90% dei ricavi. I club devono però continuare ad investire sul marketing, mettendo al centro il tifoso su qualsiasi iniziativa, cioè quale che sia l'iniziativa che si va a creare, al centro ci deve essere il tifoso. Ed è un tifoso che non è soltanto l'ultras e la famiglia, ma anche il giovane che oggi magari sta giocando agli esports e ancora non si è avvicinato al prodotto calcio. Allora lì bisogna fare un progetto di medio-lungo periodo, andando ad analizzare quali sono i diversi target e a ogni target dare una risposta. Se si lavorerà in questa direzione, quale che sia la dimensione calcistica dalla Serie D fino alla Serie A, i risultati arrivano automaticamente, è un'equazione matematica. Si è parlato anche del blocco dei ripescaggi, è una cosa che entrerà in vigore già dalla prossima stagione? Se ne è parlato, però ancora non è stato oggetto di valutazione all'interno del nostro Consiglio di Lega. E i prossimi step invece della Lega Pro? I prossimi step della Lega Pro sono soprattutto sul tema della sostenibilità economica. Come vedi ritorna questo mantra, ma perché senza sostenibilità non c'è proprio il mantenimento del progetto aziendale e sportivo, e dall'altro invece grande visione su tutto quello che è il rilancio dell'impiantistica. Da questo punto di vista credo che lo stesso presidente Antonio Magri sia in prima fila e in campo proprio sul suo progetto specifico. Spostandoci sul rettangolo verde, un parere sul girone C di Serie C che vede quattro pugliesi nelle prime quattro posizioni? È un girone che vale da solo un campionato a sé, cioè avremmo potuto per assurdo anche venderlo a sé stante. Ha talmente tanti club di blasone, poi la Puglia in questo momento anche da un punto di vista proprio di classifica si sta ponendo proprio nella vetta, quindi nella parte alta della classifica. Chiaramente anche gli altri due gironi sono importanti. Quest'anno abbiamo fatto tra l'altro una scelta non banale, siamo andati per fasce orizzontali proprio per venire incontro alle esigenze economiche di sostenibilità, quindi di costi, dei club, perché era giusto farlo nell'anno di quello che è stato ribattezzato la stagione della ripartenza. Quindi anche questa scelta di andare girone A nord, girone B centro, girone C sud, era proprio per permettere di dare
maggiore identità territoriale, secondo me, quindi anche al prodotto calcio di quel girone, ma anche dare ai club che vi partecipano la possibilità di sfruttare al meglio quelli che sono anche gli aspetti logistici, quindi abbassare anche notevolmente i costi gestionali che ci sono a livello stagionale. L'ultima, in futuro crede si possa arrivare ad avere gironi misti con trasferte dal nord al sud? Allora, il girone nazionale, se parliamo di teoria, o comunque facciamo finta che fossimo in un mercato pre-Covid, quindi con un'economia brillante, in crescita, è chiaro che è suggestivo un girone nazionale, però bisogna anche guardare in faccia la realtà. Io credo che quest'anno sia un anno in cui i club comunque hanno la possibilità di stabilizzarsi in termini di costi. E poi, se arriveremo, come dicevi tu prima, al tema della riforma, quindi ad esempio all'ipotesi di una C d'Elite, mi permetto di dire che la C d'Elite è un campionato, forse per alcuni versi, se fosse oggi già la C d'Elite, persino superiore come qualità, alla, diciamo come nome e di blasone, anche alla stessa Serie B. Quindi è un campionato con una grandissima dignità, è un campionato che può essere venduto anche molto bene in termini di diritti audiovisivi sia in Italia che all'estero, cosa che tra l'altro stiamo già facendo quest'anno con le caratteristiche di questo campionato. Quindi io penso che la Serie C abbia il diritto e noi il dovere di ridare a questo prodotto, a questo format, il lustro che ha avuto per molti anni nelle stagioni passate. Le condizioni ci sono, abbiamo una governance forte, Antonio Macri è parte di questa governance, quindi credo che siamo nelle migliori condizioni possibili per andare avanti, raggiungere gli obiettivi, perché abbiamo le idee chiare. Questo penso che sia la cosa più importante. Se tu hai una visione, il risultato lo raggiungi. L'importante è avere la visione, però. Grazie. Grazie a voi. Presidente, la visita in sede del vicepresidente della Lega Pro significa anche che c'è la Virtus Francavilla, no? Nel corso degli ultimi anni ha fatto passi a gigante con lo stadio, con i risultati, con la valorizzazione dei giovani, con i costi gestibili, ed è una bella visita. Sì, qualche mese fa abbiamo avuto l'onore anche di ospitare il presidente Ghirelli, oggi è qui in visita il vicepresidente Marcel Vulpis, e quindi noi siamo chiaramente onorati di poter accogliere i vertici della Lega Pro, quindi questo vuol dire che c'è attenzione verso il progetto della Virtus Francavilla, vuol dire che il nostro progetto viene valutato positivamente anche dai vertici del calcio, e quindi ecco, siamo orgogliosi di poter mostrare quello che facciamo. Il vicepresidente oggi è qui in sede, adesso ci sposteremo anche allo stadio e mostreremo anche a lui il progetto dei lavori che abbiamo fatto e di quelli che andremo a realizzare, e quindi credo, ecco, che possiamo soltanto essere orgogliosi di questa attenzione che i vertici del calcio ci riservano. Abbiamo detto, è il primo stadio al sud senza barriere, e ieri ci ha tenuto a fare i complimenti ai tifosi, no? Perché fin qui si sono comportati nelle prime due gare abbastanza bene, poi nelle prime due gare casalinghe un bel colpo d'occhio. A questo punto ci aspettiamo lo stadio al 100% della capienza. Sì, ci auguriamo, ecco, che si possa tornare al 100%, questo, come ha già detto il vicepresidente, dipende dai dati, insomma, della curva epidemiologica. Ci auguriamo che, ecco, se torneremo al 100% vuol dire che i dati stanno andando bene, e quindi ci auguriamo veramente fortemente che si possa arrivare a questo. Siamo contenti, insomma, ieri c'era tra l'altro, insomma, un orario un po' particolare alle 14:30 con anche una diretta televisiva, insomma, che c'è stata, però abbiamo avuto comunque una buona affluenza di pubblico. Ci aspettiamo chiaramente nelle prossime partite un'affluenza ancora maggiore, visto che anche i risultati sportivi ci stanno accompagnando e quindi si sta creando tanto entusiasmo attorno al nostro progetto. È chiaro che con i lavori che abbiamo già fatto, con la realizzazione della nuova curva e col fatto anche, diciamo, di aver realizzato una curva senza barriere che è unica nel sud Italia, c'è molta attenzione verso la nostra struttura, che pian piano, come ho già avuto modo di dire, si sta trasformando da campo sportivo in un vero e proprio stadio. Sì, tra le altre cose, l'entusiasmo, come diceva lei, lo sta dando la squadra. A questo punto è vero, piedi ben saldi a terra, però è una Virtus che sta entusiasmando la città. Sì, sicuramente sì, dobbiamo comunque rimanere con i piedi per terra, perché sappiamo che nel calcio i risultati
sono volubili e quindi si può passare dall'entusiasmo all'amarezza, e quindi dobbiamo solo continuare a lavorare e continuare su questa strada. Però è bello percepire questo entusiasmo attorno alla squadra, attorno al progetto, quindi intanto dobbiamo festeggiare, ma poi dobbiamo pensare subito alla prossima, perché la prossima partita è sempre quella più importante, come ho avuto modo sempre di dire alla squadra.